Ciao 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 a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video, video acquisti su Shein. È arrivato un bel pacchettone ieri e oggi finalmente vi mostro quello che ho ricevuto. Il piatto forte è questo cappottino che vedete appeso qui dietro, ma che vi farò vedere indossato in una piccola clip qui a lato. Ecco, magari vi faccio vedere meglio un cappottino. Di stoffa, di panno praticamente, è grigio, le tasche sono finte, è tutto foderato, non è molto pesante, anzi è decisamente leggero, ma molto caldo comunque, molto caldo e perfetto per questo inizio di quasi inverno. In realtà manca ancora un mesetto all'inverno, però comincia a fare veramente freschino. Vi faccio vedere poi, appunto vi farò vedere la clip qua. Mi piace questo cappotto perché è leggermente svasato dalla vita in giù, per cui chi ha i fianchi un po' importanti riesce a mascherarli bene, anche se mascherarli non è proprio il termine esatto, diciamo che invece li ammorbidisce, li rende più gradevoli alla vista. Comunque lo vedete indossato. Ecco, io ho dato una prima passata col mio ferro da stiro verticale, il mitico duetto di Ariete, più che altro per dare una disinfettata, perché sapete che il vapore, essendo oltre 100 gradi, dà una piccola disinfezione. E poi però lo stirerò meglio. Proprio ho dato una passata veloce, quindi non è ancora stirato perfettamente. Però sono veramente molto contenta dell'acquisto che ho fatto. Poi mi sono proiettata già verso il Natale e quindi ho preso una passatoia da mettere qui nell'ingresso. È questa qua. Io quando piove o nevica tengo sempre oltre lo zerbino all'esterno del portoncino di casa, ho anche una passatoia all'ingresso, giusto per non riempire subito di passi bagnati l'ingresso di casa. E ho preso questa natalizia, guardate che carina, con la scritta qua, magari se la giro è meglio, con la scritta Merry Christmas, eccola qua. È un classico zerbino praticamente. Eccolo qua. Con questi bei colori vivaci, abbastanza lungo, appunto una passatoia da mettere nell'ingresso. In più, da mettere invece sopra lo zerbino esterno, quello prima di entrare in casa, ho preso questo da appoggiare sopra l'altro zerbino, sempre con la scritta Merry Christmas. Che si abbina perfettamente alla passatoia, carino anche questo, dietro è fatto così antiscivolo, veramente carino. Vi metterò poi i prezzi. Sempre in tema di Natale, ho preso un'altra felpa, ho approfittato degli sconti che c'erano e in più c'era un 15% ulteriore di sconto, poi con i punti, sapete come funziona, ve l'ho detto tante volte. E quindi i prezzi sono veramente bassi bassi. Tra l'altro poi il Sontino mi ha detto: ma io un maglione di Natale non ce l'ho, quindi ho già fatto un altro ordine. Vabbè, lo so, prende la mano. E questa è l'altra felpa natalizia, guardate che carina, felpa semplice, giro collo, non è pesantissima e anche questo va bene così. Anche perché se dovesse fare proprio freddo sotto metto un dolce vita o un'altra maglietta col tre gnometti. Carino, vero? Questo. Poi, sempre per il Natale, ho preso questa sagoma con il faccione di Babbo Natale da appendere sulla porta. A me piace ogni anno cambiare, mettere qualcosa di diverso per accogliere le persone che vengono da me o semplicemente che passa, ecco, che vede. Quindi ho preso questo faccione con la scritta Welcome, eccola qui, da mettere appunto appeso sulla porta d'ingresso, sul portone d'ingresso. Lo so, insomma.
Io non è che riempio la casa di luci e addobbi come Las Vegas, però qualcosina mi piace mettere, soprattutto mi piace sempre mettere qualcosina di nuovo, di diverso. Poi ho preso, guardavo nell'armadio proprio da abbinare ai gilet che vi ho mostrato in uno dei, penso sia stato proprio l'ultimo video di Shein che vi ho mostrato, avevo preso dei gilet comodissimi, li sto usando veramente tanto. E però guardando le mie camicie mi sono resa conto che non avevo una classica camicetta bianca e quindi rimediamo. Tra l'altro me l'hanno mandata con due bottoncini di scorta nelle due bustine di plastica ed è una classica camicia bianca, solo che ha questa lavorazione come in rilievo. Questi sembrano tipo pois, ma non sono pois, in rilievo. Semplice, carina, la classica camicetta bianca, maniche lunghe. Le maniche sono leggermente a sbuffo, però. Molto carina anche questa, però la devo lavare prima di provarla. Però appoggiandola così ho visto che ho azzeccato esattamente la misura. Ho preso una L che corrisponde a una 48. Anche se in realtà io di solito prendo una 50, però guardando bene le misure, soprattutto le recensioni delle altre clienti, ho capito che era meglio prendere una taglia in meno, una 48, e ho fatto bene. E ho fatto bene perché tante volte esagerano veramente un po'. L'ultima cosa che ho preso, ne avevo già acquistato uno, e ne ho comprato un altro perché l'ho trovato veramente comodo e utile, questo contenitore con coperchio diviso in quattro scomparti. Anche questo è molto utile, sapete, quando magari cucinate diverse cosette e avete dei piccoli avanzi, invece che fare 3000 ciotole con questi, e poi certo non per un pranzo importante, ma per un pranzo in famiglia, si può anche servire, non so, i sottaceti o delle verdurine, ecco, anche se è plastica, però se siamo in famiglia non ci formalizziamo. E questo è tutto. Come vi ho anticipato prima, ho già in corso un altro ordine, perché sì, è vero, ho preso il maglione di Natale per il Santino, però c'è scappato qualcos'altro ancora per me, quindi ve lo mostrerò non appena arriverà, e penso che arriverà velocemente. Questo mi è arrivato, questo ordine mi è arrivato in 10 giorni secchi è arrivato, e ho già notato che quest'ultimo ordine che ho fatto, che appunto sto aspettando, l'ho fatto, l'ho mandato, l'ho inoltrato 4 giorni fa. E seguendo il tracciamento appunto dell'ordine ho visto che è già arrivato qua in Italia, quindi a breve avremo un altro video di Shein. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto tutti con un abbraccio, un sorriso e al prossimo video. Ciao ciao!